Rock Rider 520 Explore, una mountain bike con ruote da 29 pollici ideata per escursioni su terra battuta. Il telaio della nuova 520 è in alluminio 6061, disponibile in 4 taglie diverse S, M, L e XL. Il peso della bicicletta in totale è di 14,5 kg in taglia M. Monta una forcella Suntour XCM da 100 mm con cartuccia idraulica. Monta una guarnitura da 30 denti monocorona con pedivelle da 170 mm, mentre al posteriore monta una cassetta 11-48 a 10 velocità. Il cambio e il comando cambio sono Microshift Advent X. I freni a disco di questa bici sono idraulici modello Tektro TK-M276 con disco da 160 all'anteriore e 160 al posteriore. Tutti i componenti della bicicletta sono in alluminio, attacco manubrio, reggisella. La sella della 520 Explorer è una ErgoFit modello Evo. Le ruote di questa bicicletta sono tubeless ready e entrambe le ruote sono a sgancio rapido. I copertoni di questa bici sono Rock Rider All Conditions 29x2.2. Il prezzo della bicicletta è di €5,59 in vendita sul sito Decathlon. Iniziamo il test subito in salita. Non male questo cambio della Microshift. Allora, in sella si sta molto bene, si intuisce subito come si comporta la bici. Qui ci sono dei strappi abbastanza cattivi. Allora, ci ho fatto un chilometro circa. Devo dire che come impostazione misura taglia, quindi io sono alto 1,75, questa è una taglia L, mi è quasi giusta, forse me la sento un po' lunga, ma sicuramente con la taglia M mi troverei molto meglio. Credo di aver sbagliato sentiero, anzi l'ho sbagliato, però vediamo. E la bici non ha problemi, con le ruote da 29 è facile superare gli ostacoli. Adesso qui c'è una bella salita, vediamo come si comporta come rapportatura. Si sente il beneficio dalla 30 denti davanti, qui è molto ripido, abbiamo un 11,48 dietro a 10 velocità. Diciamo che se fossi un po' più allenato dovrei soffrire un po' meno, però dai, si fa anche gli strapponi in salita. Mi piace questo cambio della Microshift, molto intuitivo e facile. Ultimo pezzo drammatico, vediamo se riesco ad arrivare in cima. Ok, sì, come taglia forse mi trovo meglio con la M, è un po' troppo lunga per 1,75. Wow, che bel panorama. Comunque il colore di questa bici è bellissimo, tipo canna di fucile metallizzato, e con la luce del sole si esalta tantissimo. Un'altra cosa che mi piace molto sono le grafiche, sono piccole, non enormi come fanno di solito le grandi marche, e anche la grafica del modello mi piace tantissimo. Ancora non mi convincono tanto i freni, sono un po' spugnosi, cioè non sono mordenti, però io credo che adesso si devono rodare, quindi andiamo a cercare delle discese in modo da rodare i freni e provare anche la forcella. Ok, proviamo questa bici. Wow, bello! Ripido, subito. Wow! Però! Wow, qui è pieno di sentieri! Bellissimo! Wow! Contropendenza,
qui c'è una bellissima contropendenza, molto ripida, corta ma molto ripida. Direi che la geometria della bicicletta ti aiuta tanto a fare percorsi anche difficili. Poi nell'esigenza, se troviamo dei ripidoni, possiamo utilizzare lo sgancio rapido per abbassare e alzare la sella velocemente. Ah, facilissimo da guidare, ormai in nuove geometrie non si sbaglia. Figo, bello wild. Adesso la vegetazione è bella ricca. Un'altra caratteristica di questa bici che mi piace tantissimo è questa protezione del telaio. È molto originale e in più nasconde i cavi, che magari a qualcuno non piace la vista, e fa un'altra funzione molto importante, che protegge il telaio dai sassi. Allora, le gomme non sono scorrevolissime, però hanno molto grip, e questo è più importante della scorrevolezza. I cerchi li sento abbastanza robusti perché sono doppia camera e sono tubeless ready, quindi si può trasformare il copertone in tubeless. Ora inizia la salita tosta, qui da stare in piedi, spingere in piedi. Ora blocco la forcella, vediamo. Eh sì, molto meglio, riesci a salire senza il fastidioso bobbing, ovvero la forcella che sale e scende e ti fa perdere potenza in salita. Spinta in salita. Altro giro, altra corsa, vediamo un altro sentiero tecnico. Un po' sofferente sui freni. Mamma, come secco oggi. Wow, fondone. Ma questa è una pista da enduro. comunque. Si difende bene. Qui c'è un doppio. Doppio ripidone con salto, vediamo. Sì, ho le gomme troppo gonfie, però non scarta. Quando vedo i salti non resisto, scusate, ma non è una bicicletta per fare i salti. Mi raccomando, è una bicicletta da cross country, una bicicletta da fare passeggiate, e adesso lo sto solo testando per bene, per vedere anche come si comporta come geometria. È molto facile da guidare, quindi secondo me appena sali sopra ti trovi subito a tuo agio. E adesso che l'ho provata meglio, sono sicuro che ci vuole una taglia M per la mia altezza di 1,75. Yeah, bello. Strappetto in salita. Bello, in contropendenza, sì, qua c'è un salto troppo grosso, però l'ho sopportata, vediamo questo, ok, sì, ti viene voglia di farli, però non sono i suoi percorsi. È circa un paio d'ore che utilizzo la bici, però i freni ancora non sono sufficienti, cioè li sento molto deboli, quindi anche dopo il rodaggio non sono molto efficienti. Chiaramente io lo porto sempre all'estremo la bicicletta, dipende sempre che sentieri facciamo. Se facciamo sentieri molto semplici i freni vanno più che bene, ma se iniziamo a fare qualcosa di più serio come questa pendenza, i freni sono molto importanti. Diciamo che i suoi sentieri migliori sono questi, non quelli che ho fatto prima. Tutto sommato mi sembra fatta molto bene per il prezzo che offre Decathlon. È un entry level di grande qualità ed è sicuramente adatta a chi inizia questo sport.